Un'iniziativa al Grand Hotel Salerno per sottolineare l'importanza del turismo in chiave sociale. CTA e ACLI insieme per proseguire nel percorso di sensibilizzazione verso scelte responsabili, come sottolinea il presidente nazionale Pino Vitale. Stiamo parlando della riforma del terzo settore, che dal turismo sociale lo vogliamo tentare di portarlo all'impresa sociale del turismo. Naturalmente è una riforma che sta ancora in itinere, quindi stiamo seguendo un percorso, aspettiamo i decreti attuativi all'impresa sociale e poi magari siamo pronti a trasformarci da un turismo, diciamo, di tipo associativo a un turismo di tipo commerciale. Più professionalità, più equilibrio, più responsabilità nei confronti del nostro mondo associativo e quindi più qualità. Non solo, l'iniziativa salernitana è stata anche l'occasione per presentare il progetto CTA e-bike, che prevede l'assegnazione di bici elettriche ai comuni selezionati dalla Commissione Nazionale Borghi Sostenibili Più Belli d'Italia. Per la campagna coinvolto il comune di Castellabate. Abbiamo scelto insieme ai Borghi Più Belli d'Italia, una commissione ha selezionato per il momento 4 comuni, uno in provincia di Pisa che è Palaia, uno in provincia di Viterbo che è Civita di Bagnoleggio, uno è Castellabate, Santa Maria di Castellabate qui in Campania e l'altro è Cellino San Marco in Puglia. Il progetto non finisce oggi ma finisce a settembre con la campagna fiscale. Con i fondi del 5 per 1000 noi doneremo queste bici a queste comunità che ci hanno dimostrato la sensibilità verso, diciamo, la sostenibilità e l'accessibilità.